Quali sono i principali problemi che ha un consulente finanziario oggi dal punto di vista della burocrazia? Rispetto al passato, oggi per fare questa professione bisogna rispettare un insieme di regole. Sono delle regole che comunque aiutano a essere più organizzati, a svolgere comunque al meglio la professione. Perché da un lato è vero che è una tutela maggiore per l'investitore, dall'altro bisogna affrontare la cosa con maggiore professionalità. Perché, ad esempio, prendiamo le raccomandazioni che su strumenti finanziari che vengono fatti ai clienti. È impensabile poter fare una raccomandazione a voce oppure al bar, come magari si potrebbe pensare, o comunque tra amici si consiglia dei tea, quindi diventa qualcosa di diverso, di professionale. Per cui io, prima di generare una raccomandazione, devo fare un questionario di adeguatezza al cliente, devo verificare quella raccomandazione adeguata sia per la capacità di sopportare le perdite, sia per la tolleranza al rischio, sia per la conoscenza degli strumenti finanziari, perché se non li conosce glieli devo spiegare. Devo dirgli i costi di quegli strumenti che vengono raccomandati, devo rendicontare l'attività di lavoro che ho fatto anche ex post. Quindi sono tutte attività che chiamiamole anche di burocrazia, ma di fatti un buon consulente, al di là della burocrazia, sono delle attività che, se vuole fare questo lavoro in modo professionale, dovrebbe comunque svolgere e fare, perché il portafoglio deve essere costantemente aggiornato alle raccomandazioni, ma anche all'operatività che poi il cliente ha fatto, tenere monitorato i rischi, oltre che rendicontare, come abbiamo detto. Dunque, sul lato pratico operativo devi archiviare le raccomandazioni in modo inviolabile e immodificabile, e quindi che tenga traccia di quello che ha svolto. Questa attività non è impossibile, perché noi comunque abbiamo creato dei percorsi, dei sistemi operativi, per cui possiamo tranquillamente far permettere al consulente di poter generare raccomandazioni e col minimo sforzo, quindi col minimo impegno di tempo e di difficoltà, e concentrarsi soprattutto sulla parte del valore di quella raccomandazione, dove scegliere gli strumenti idonei affinché quello strumento sia non solo adeguato, ma sia anche utile allo stesso cliente. Ecco, quando si parla invece di, hai fatto cenno invece all'adeguatezza, l'appropriatezza invece di che cosa si tratta? I consulenti finanziari indipendenti fanno esclusivamente adeguatezza, perché l'adeguatezza riguarda la consulenza, mentre l'appropriatezza riguarda una consulenza molto più limitata, perché non riguarda consulenza più a 360 gradi, ma riguarda una raccomandazione su un prodotto dove dietro c'è di fatti poi un collocamento. Quindi è una raccomandazione collegata a un collocamento di prodotto. Se invece parliamo di raccomandazioni su base indipendente, allora si parla di adeguatezza. L'adeguatezza è più profonda, in quanto devo verificare più aspetti rispetto al collocamento, cioè all'adeguatezza della ricezione, della trasmissione, dell'ordine, che è proprio, come vi dicevo prima, si chiama poi appropriatezza. I consulenti finanziari lamentano un'eccessiva burocrazia. Ha senso centralizzarli presso una società esterna e quanto potrebbe costare questo servizio? Ma il servizio di esternalizzare, in un certo senso, farsi supportare da una società di servizi, ad esempio come la nostra, un servizio che non costa tantissimo su base annua. Quindi il nostro servizio mediamente a un consulente costa circa 3.600 euro all'anno, e poi dipende dai servizi. Ci sono dei servizi inferiori, quindi costerà di meno; chi prende più servizi costerà qualcosa in più, però non sono dei prezzi assolutamente impossibile per svolgere la professione, considerando i contenuti, considerando i sistemi operativi che si hanno a disposizione. Quindi un questionario MiFID, facciamo finta che invece uno vuol procedere da solo, deve trovare su internet un questionario MiFID di adeguatezza, non di appropriatezza, solo di adeguatezza, corretto? Poi deve registrare tutte le raccomandazioni. Dove le registra queste raccomandazioni? Allora, noi, i consulenti che prendono i nostri servizi, lo facciamo tutti attraverso un software che abbiamo sviluppato, e quindi diventa un processo, direi, abbastanza automatico, quindi di routine, nel fare questo tipo di attività. Il fai da te oggi, fatto 100 gli iscritti all'albo,
il fai da te rappresenta non più del 10% di tutti i soggetti iscritti. In quel caso è un pochino più problematico andare a dimostrare che a quella data, a quell'ora, con documenti non immodificabili, ho fatto quella raccomandazione con quel livello di questionario, con quel punteggio. È possibile, però sicuramente è più complicato e richiede più impegno di tempo. Oggi i sistemi operativi esistono e quindi è difficile che comunque un consulente non scelga, tranne se poi non ha clientela, quindi un consulente che ha pochissima clientela magari può rimanere col fai da te, ma un consulente che guadagna e di successo, che lavora bene, di fatto un sistema operativo penso che sia indispensabile anche ex post nel poter dimostrare e nel velocizzare il suo lavoro. Pensiamo alla rendicontazione dei costi ex post, quindi se ho fatto tante raccomandazioni, devo fare un insieme di calcoli di giacenza media di ogni portafoglio, applicare tutti i costi, prendere dai prospetti e tutto, farei un lavoro enorme. Quindi se faccio questo lavoro amministrativo, non faccio più il consulente, faccio un altro lavoro, quindi dovrei avere almeno minimo qualcuno che mi supporta a fare questo, e pensi che costi di più di spendere, non so, 2000 euro per un software per fare questa attività. Quindi diventerebbe paradossale. Quindi chi non ha un sistema operativo significa, a mio avviso, che non ha una quantità di clienti per cui questo si possa permettere di spendere anche una somma minima. Ecco, altri aspetti burocratici, abbiamo detto la registrazione e le raccomandazioni, i test di adeguatezza, poi quali altri impegni burocratici ci sono? Il piano che va presentato prima dell'ammissione alla domanda per l'iscrizione all'OCF. Allora, ogni 3 mesi bisogna inviare indicatori di vigilanza all'OCF, c'è un'area riservata nell'OCF che ognuno ha, ci sono una decina di indicatori e bisogna prendere questi indicatori, cioè calcolarli, oppure i sistemi operativi con un click li precalcolano già, e inserirli ogni 3 mesi nella piattaforma dell'OCF. Ma quali sono questi indicatori? Diciamo che non è un lavoro molto, molto complicato. C'è il numero di clienti, il patrimonio sotto consulenza, il numero di raccomandazioni inviate, gli eseguiti dei clienti, il numero di raccomandazioni eseguite da clienti, quindi sono informazioni minime, abbastanza tranquille, non c'è nulla di... Quindi come totale, come aggregati? Assolutamente, sì, come valore aggregato, sono 10 numeri da mettere dentro, di fatto, ogni 3 mesi. L'altro adempimento da fare è l'aggiornamento professionale, di 30 ore di aggiornamento professionale ogni 12 mesi. Questo aggiornamento professionale ogni 12 mesi, noi abbiamo fatto ad esempio una convenzione con Abi Formazioni, nell'e-learning, viene fatto dal consulente nell'e-learning, le 30 ore di aggiornamento professionale vengono fatte. Oppure si può venire al Fionli Summit? Attualmente la certificazione delle ore non può avvenire attraverso il Fionli Summit, né nessun altro tipologia di convegno, ma avviene attraverso queste. Almeno noi abbiamo scelto la strada della piattaforma, che è un tutt'uno ed è certificato, perché ha bisogno di requisiti particolari. Poi magari un domani potranno liberalizzare questa cosa qua, quindi non solo come i crediti EFPA che vengono dati al Fionli, che è possibile certificare il numero di ore, ma vengono fatti, ripeto, attraverso una certificazione di un ente accreditato per fare questo tipo di attività, almeno in questa fase. Quindi allora la certificazione, la formazione 30 ore, la registrazione e le raccomandazioni, stilare il piano da presentare per l'OCF, i test di adeguatezza e indicatori di vigilanza. E indicatori di bilancio. 5 adempimenti burocratici. Perfetto. Non ce ne sono più. No, allora, ci sono poi gli adempimenti una tantum. Finiscono più. No, gli adempimenti una tantum. Ed esempio, cambio di residenza. Se io cambio la residenza, devo indicare che ho cambiato la residenza. Però attenzione, questi adempimenti una tantum che ci sono gli stessi adempimenti che ci sono per chi fa il promotore finanziario. Se io cambio la mia PEC, cambio la mia residenza, oppure ho un procedimento penale in corso, dovrò dare indicazioni all'OCF, che sono le stesse regole che sono per gli stessi consulenti. Quindi direi tanti altri non ce ne sono, di fatti. Grazie.